10 notai. Yeah. Now is midnight in Tokyo, but very difficult is the time. Now is a 難民島に押し寄せる濁流の中流されていくものはあなたのもの私のもの誰かのもの誰でもない者たちが連なって流れ逃げ出している私のものあなたのものと思っていたたくさんの家財や家や車は漂流する ただの粗大ゴミ所有している所有できると信じていた物や土地は瞬く間に母なる大地に帰った日々の営みの絆が一瞬で幻と化したことを目の前で見ていながら誰もがすぐには信じられなかった。すでにこの島の海岸線は消えていると警告していた私の声は消され続けてきたが、本当に消されたのは聞く耳を持たず見えぬ世界だけを信じていた多くの者たち。ただの避難なら時間が解決し元に戻ることもできるかもしれない。未だに止めることもできず拡散し続けている福島原発の放射性物質はただ累積していくだけ。除染などただの気休め。洗い流した大量の汚染水はどこへ流れていくのか。汚染された故郷には二度と戻れない。いやもう生活できないのだと誰もが言わない、言えない。世界から難民の受け入れを拒否してきたこの極東の小さな島が難民島に変わったことに未だ誰も気がついてはいない。もし世界のひな形がこの東洋の小さな島なら、この世界はすでに瀕死の重症、原子からの力を保つこの星のマグマは時折感触玉を破裂させ瞬時に多くのものを繰り返し繰り返し飲み込み無言の警告を発し続けてきた。この星の地表に住む者たちは今も好き勝手に自然を破壊し続けている。この危うい水の惑星に我々はいつまで安全に住み続けられるのか。もう誰にもわからないのだ。Ringraziamo Tendo, adesso la leggerà Marcello. Una cosa. Isola dei profughi. All'interno di questa fangosa corrente pressante che avanza, cosa viene portato via a forza dalla corrente? È tuo? È mio? Di chi è? Non appartiene a nessuno, ma galleggia assieme alla corrente, fuggendo. Cosa pensavo se era tuo o mio? Ci sono molti oggetti familiari, case, macchine, sospinti in ampi cumuli di rifiuto e ramaglia. Io li possedevo, credevo fossero miei. Ma queste cose e persino ciò che si possedeva nello sguardo del pensiero meditativo ritornò a Madre Terra. Tutte le coincidenze, le relazioni della vita di ogni giorno in un istante si trasformarono in illusione. Nessuno ci poteva credere inizialmente,
Voci ammonivano che la linea costiera sarebbe stata cancellata, ma ora quello che veniva distrutto veramente apparteneva a quelli che non avevano udito né creduto. Se fosse solo una questione di fuga, il tempo risolverebbe le cose. Forse, riportando ogni creazione al suo stato iniziale. Ma, persino ora, non siamo in grado di arrestare la crescita costante di sostanze radioattive dai reattori di Fukushima che continuano da soli ad accumularsi. La decontaminazione è meno di un placebo e l'acqua contaminava che usciva persistente. Dove scorrerà? Grazie Marcello. No, non è finito. Non possiamo ritornare ai nostri contaminati villaggi. È terribile. Non possiamo supplire alla vita. Nessuno dice una cosa del genere. Nessuno può. Queste piccole isole nell'estremo oriente che hanno rifiutato di accettare i profughi da ogni parte del mondo si sono trasformate in isole di rifugiati, sebbene anche ora nessuno lo riconosce. Se il picchiettio per il mondo è dato da queste piccole isole, allora questo pianeta sta già morendo di una ferita grave. Mantenendo il suo potere dalla creazione, questo magma del pianeta talvolta esplode e soffia alla sua sommità, immediatamente inghiottiti, ancora e sempre. Un pericolo inespresso che continua a manifestarsi. Quelli che vivono sulla superficie di questo pianeta, proprio ora come vogliono, continuano a distruggere la natura. Su questo pianeta d'acqua, per quanto tempo ancora possiamo continuare a vivere al sicuro? Nessuno lo sa.